Sindaco Napoli, si ripete questo binomio Salerno Curre, sesta edizione, quindi una nuova opportunità per la nostra città di mettersi in mostra. Questo di Salerno Curre è un appuntamento che viene atteso dalla città, dalla cittadinanza, dagli atleti. È una bella festa dello sport, della partecipazione, dell'amicizia. Salerno si dispone ad essere accogliente ancora una volta, ad accogliere i tanti atleti che parteciperanno all'iniziativa e che è un antipasto di quando poi succederà con le Universiadi, che sarà un altro momento importantissimo per Salerno, per la regione Campania e per lo sport. Naturalmente noi abbiamo la consapevolezza che lo sport in queste circostanze diviene anche, come dire, un ambasciatore di Salerno nel mondo, in Italia. Fa parte di una strategia di marketing territoriale, voglio essere anche un po' pletorico, che fa in modo che la città abbia un suo riscontro nazionale, con luci d'artista, queste iniziative e tante altre, la stagione teatrale e tante altre che fanno in modo che il nome di Salerno risuoni laddove è giusto che risuoni. Siamo agli sgoccioli, sesta edizione della Salerno Curre, quest'oggi conferenza stampa, quindi si tolgono i veli a questa manifestazione importantissima. Sì, manca una quarta tappa del campionato nazionale Referee Run AIA. Salerno è stata di nuovo, per il secondo anno consecutivo, ha questo privilegio e per noi è motivo di orgoglio, perché l'AIA non è solito confermare le gare dell'anno precedente proprio per fare un turnover. Evidentemente il percorso, la bella città di Salerno, sono stati gli ingredienti giusti perché avvenisse questo. Di questo ringrazio i vertici nazionali dell'AIA e il presidente della sezione AIA di Salerno, professor Roberto Ronca. Poi abbiamo il terzo trofeo Salerno Curre verso Polla, che è un gemellaggio tra le due società, Atletica Richi Salerno e la Podistica Pollese, e perché hanno una visione unica dello sport. 70 chilometri sono tanti, forse con la macchina, per noi podisti sono un po' di meno, e lo scopo era quello di avvicinare questi due territori, ed oggi questo sarà suggellato anche dalla presenza del consigliere con delega allo sport del comune di Polla. E poi abbiamo per il primo anno il primo Fit Walking Day, cioè coloro che non corrono e che vogliono fare una camminata faranno un percorso di 8,5 km. E come ci diceva prima anche il presidente Ruggero Gatto, c'è il primo Fit Walking Day questa sabato e domenica all'interno del contenitore della Salerno Curre. Sì, buongiorno, stiamo a 4 giorni dall'evento. Quest'anno il contenitore Salerno Curre contiene anche per la prima volta a Salerno, e dico anche in Campania, la camminata sportiva. Faremo un giro per la città di 8,5 km tra le strade della città per la prima volta chiuse al traffico. Fit walking vuol dire benessere e salute, più sport più salute. Invito tutti a partecipare, le iscrizioni si possono fare presso i negozi che sono affissi nella locandina oppure tramite il mio sito www.maurorusso.info. Vi aspettiamo numerosi, grazie. Siamo con Pierino Pastena, volontario della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. Ecco, ci spieghi un po' il binomio con la Salerno Curre, che anche quest'anno quindi si dedica anche alla solidarietà. Sì, in realtà noi siamo protesi alla solidarietà da tanto tempo, da quando io sono diventato coprotagonista di questa malattia, perché in famiglia ho avuto due figlie eccezionali, una che purtroppo 2 anni fa da Londra è stata trasferita in paradiso e un'altra che invece sta ancora a Londra, fa un'attività anche in manageriale, però anche lei purtroppo ha la fibrosiste, quindi più che mai un genitore si è un po' esasperato nel concetto di raccolta, e in realtà devo anche dire che spesso ho anche flussi di ritorno utili. L'egregio Gatto, che ci siamo conosciuti in banca parecchi anni fa, mi ha dato questa opportunità, io lo ringrazio, perché collocandomi sul lungomare in questo gazebo cercherò di raccogliere un po' di soldi. Io non dico molto, io dico, se sono così, semplicisticamente, 1.400 persone e se solo 400 mi vogliono dare 5 euro a testa, se io già raccogliessi 2.000 euro e poi le manderei a Verona, già sarei un uomo soddisfatto. Ma senza dire che di tutto questo che vado a raccogliere, io ho ricevute della fibrosicistica di Verona, quindi di iniziativa io non tocco soldi, do ricevute, e se qualcuno poi vuole dare di più, posso anche fargli avere la ricevuta fino a casa, anche ai fini fiscali. La malattia è una malattia genetica mortale, che prende i polmoni, e
prendo un po' a tutti i posti, prendo al pancreas, non c'è cura, di cancro si vive, di fibrosistica si muore. Purtroppo questo è. Rinnova il binomio con la Salerno Corre verso Polla? Sì, si rinnova per la terza edizione e ringrazio il presidente dell'Atletica Arechi Ruggero perché ci ha creduto in questa abbinazione e sta andando sempre anno per anno crescendo questa abbinata. La gara nostra si svolgerà il 7 settembre, come 7 aprile qua a Salerno, domenica la Salerno Corre, e aspettiamo tutti quanti numerosi. Noi vi aspettiamo soprattutto nel nostro territorio per valorizzare la nostra cittadina, che è una bella cittadina, su un percorso di 10 chilometri che attraversa tutto il centro storico, portandosi alla parte un po' più alta del paese, vicino al santuario di Sant'Antonio. È una gara quest'anno inserita nel calendario nazionale FIDAL, perciò per la prima volta Polla avrà anche questa piacevole occasione per mettersi in mostra su questo evento della Strapallese da 10 chilometri. Si rinnova questo gemellaggio con il comune di Salerno e con la Salerno Corre, perché Salerno corre verso Polla. Sì, certo, oggi siamo qui di nuovo a San Ciro, questo gemellaggio sportivo che è molto importante per il nostro territorio, per collegare due realtà, noi il primo paese alle porte del Vallo di Diano e Salerno la nostra provincia, quindi una bella manifestazione prima a Salerno e poi da noi a settembre, che vedrà la chiusura di entrambe le manifestazioni. Quindi, come dicevo prima, Salerno corre verso Polla, è anche opportunità per il vostro territorio per far conoscere meglio anche la città di Polla. Sì, certo, per noi è una grande opportunità, il nostro è un piccolo paese e quindi appartenere a questa provincia e avere questa manifestazione che ci porta tanta gente, tanti iscritti, tanto passaggio per far conoscere anche i nostri luoghi, perché i 10 chilometri che sono a Polla sono comunque tutti rivolti nel nostro centro storico, a cui vogliamo dare sempre più importanza e rilevanza per tutto quello che continua a livello di monumenti, a livello di storia. Appuntamento con la Salerno Corre, siamo giunti alla sesta edizione, ancora una volta un grande sforzo per l'amministrazione comunale per portare questa importante manifestazione a Salerno. Un grande sforzo per l'amministrazione comunale e un grande sforzo soprattutto di chi la organizza, devo dire la verità. Questi ragazzi, dico affettuosamente, sono fantastici perché tra l'altro ci credono, ma la cosa bella di questa manifestazione, vedo davanti a me il maestro Ruggero Gatto, e che sono fantastici perché cominciano a organizzare la manifestazione il giorno dopo aver finito quella precedente. Quindi voglio dire, veramente ci credono moltissimo, la manifestazione cresce. Poi c'è questa sinergia con la classe arbitrale, insomma, che non guasta. Questo attimo di atteggiamento super partes, diciamo così, ci affascina. Ma poi c'è una cosa importante, questa è una manifestazione estremamente partecipata. È uno di quegli eventi dell'amministrazione comunale bellissimi, che rendono la città piena di colori, piena di calore ogni anno, piena di effervescenze. È una manifestazione vissuta, vera, bella, e a me fa molto piacere che sta crescendo e che secondo me può avere anche dei margini di crescita ulteriori. Lei prima parlava di questo binomio con l'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, c'è per il secondo anno consecutivo la conferma della tappa della Referidan, appunto il campionato italiano degli arbitri. Però non abbiamo il VAR, siamo senza VAR e quindi insomma, diciamo, la manifestazione è ancora un po' così di secondo livello. L'anno prossimo col VAR così vedremo veramente chi vince, chi fa secondo e soprattutto vedremo chi sono i più bravi. No, scherzi a parte, no, è una bella, ve lo dicevo, è una bella simbiosi, è una sinergia importante. Poi a me piace molto il nome, Salerno Corre è una cosa che mi piace perché molto spesso noi siamo un po' criticati perché le cose non vanno al meglio, invece sono convinto che spesso e volentieri questa città corra, faccia delle cose importanti che ai più sfuggono, perché talvolta siamo molto attenti a verificare il pizzico che non va di fronte a una serie di cose che invece funzionano. Questa è una di quelle cose che funzionano. E poi io sono estremamente favorevole a queste manifestazioni perché io sono favorevole anche alle domeniche ecologiche, ai giorni ecologici, sono favorevole alla circostanza che ogni tanto la città chiuda al traffico per dedicarsi ai cittadini, alle bici, ai ragazzi. C'è qualche mal di pancia, insomma, ma voglio dire, una mezza giornata senza auto
straprogrammata e tollerabile, a beneficio invece di una città libera, aperta, vissuta dai cittadini, vissuta dai bambini soprattutto, che possono godersi al meglio la propria città, perché poi una città senza auto ti dà anche la possibilità di vedere cose che normalmente non vedi. Sembra strano, ma anche passeggiando, correndo, andando in bici, vedi anfratti, angoli che ti erano sfuggiti, invece con queste manifestazioni te li godi tutti quanti. L'ultima cosa, al suo fianco c'è il consigliere comunale con delega allo sport del comune di Polla, quindi si rinnova anche Salerno Corre verso Polla, quindi anche un'ottima opportunità per tutta la provincia di Salerno. Noi però diamo il benvenuto al comune di Polla e alla sua rappresentante dello sport. Corre verso Polla, la vedo un po' complicata, si devono allenare per bene perché c'è qualche chilometro da fare. Però voglio dire, sì, è un bel progetto questo di possiamo immaginare anche un gemellaggio, insomma, perché no? Perché poi queste manifestazioni servono anche a questo, a mettere insieme città, persone, a far conoscere anche posti e luoghi, a unire anche, perché no, anche qualche passaggio di carattere culinario, probabilmente a Polla mangeremo anche bene, voglio dire. Quindi secondo me queste cose prima si fanno, meglio è, e poi ci fanno crescere, ci fanno crescere insieme. Non è solo la Salerno Corre, la Salernitana no. Ieri un'altra sconfitta che arriva al termine di 10 giorni particolari con la contestazione Ultras, le lettere di Lotito e Mezzaroma, la vostra disponibilità ad una chiacchierata per così stemperare un po' i toni, ma anche per conoscere l'orizzonte, il progetto sportivo. A che punto siamo e da un punto di vista della macchina organizzativa, mi riferisco anche al centenario, alle vostre interlocuzioni, e anche a che punto siamo sul campo di calcio, lei è anche un tifoso. Vabbè, allora, Salerno corre, la Salernitana scivola, questo è un fatto obiettivo, scivola, e poi come tutte le cose che, voglio dire, non funzionano, trovano sempre l'appiglio per funzionare peggio, voglio dire, ieri pure ha perso al 94esimo, insomma, della serie quando non gira, non gira, ma ora a prescindere dal progetto calcistico e cose di questo genere, sono quelle partite, insomma, che sono sorte, quando non ti va bene, non ti va bene. Salerno continua a correre, secondo me, sono stati mossi un po' di temi, il tema dello stadio, quindi il tema del centenario, il tema delle universiadi. Io voglio ricordare che Salerno corre perché oggi pomeriggio allo stadio Arechi ci saranno delegati di oltre 100 nazioni per le universiadi, in uno stadio che, viva Dio, al di là delle critiche fatte, credisco non dire il termine, insomma, un po' alla Carlona, alla Rinfusa all'inizio, è bellissimo, sta venendo fuori in maniera bellissima, piace a tutti, comincia a piacere a tutti, è un progetto di stadio importante, è un progetto di stadio che rimarrà, soprattutto, rimarrà, e quindi le universiadi e il lavoro della regione e dell'amministrazione porteranno, come dire, un rinnovamento e anche un punto di partenza, perché uno stadio nuovo, uno stadio in queste condizioni è un punto di partenza anche un punto di partenza rispetto a un progetto calcistico, perché no? Perché effettivamente avere uno stadio del genere merita assolutamente un palcoscenico importante. È inutile dirvi che il mio cuore di tifoso, insomma, ieri sera ha patito piuttosto che sofferto nel vedere quella prestazione, voglio dire, sicuramente non incoraggiante della squadra. Ma poi Salerno corre perché Salerno corre anche verso il centenario, ci stiamo organizzando in sinergia con la proprietà della Salernitana, perché la Salernitana oggi ha una proprietà rispetto alla quale noi non siamo anche, come dire, moderatamente e anche, come dire, affettivamente critici, perché voglio dire, non pensate che l'assessore, in quanto assessore, non rilevi che la Salernitana non va bene, io ho avuto gli scambi anche di opinioni abbastanza assidui anche con la proprietà, anche rispetto al dato tecnico, diciamo, mi sono anche lanciato in qualche considerazione di carattere tecnico, perché poi vedo la Salernitana da quando sono nato, anche qualche momento prima, quindi voglio dire, è evidente, insomma, che non ci, anche io, per essere onesti, per come era stata composta la squadra, faccio fatica a credere che siamo messi così, devo dire la verità.
Cioè io il mese di agosto, sono onesto intellettualmente, non avrei scommesso un centesimo sulla circostanza che la Senana oggi si potesse trovare in queste condizioni, con questa squadra. Perché voglio dire, parlare di squadra messa, come si, composta da giocatori scadenti, insomma, mi sembra proprio fuori posto e fuori luogo. Che poi se compri il portiere più forte del campionato e capita che si butta il pallone in porta da solo, vuol dire che non è un problema di progetto a monte, è un problema che anche alcune cose a valle non funzionano, voglio dire, probabilmente qualcosa non avrà funzionato nel corso del torneo. E con grande onestà penso che nessuno di voi, anche tra voi giornalisti, vedo anche tanti tifosi della Salernitana, non credo che qualcuno di voi prima della prima sosta prenatalizia, quando eravamo praticamente secondi, avesse mai potuto prevedere una cosa del genere, voglio dire. Quello sfascio successivo non se lo aspettava nessuno. È chiaro, c'è un progetto serio. Le esternazioni del presidente Lotito, voglio dire, e la contestazione dei tifosi, sono due momenti che fanno parte della dinamica assolutamente logica dei rapporti tra una proprietà e la tifoseria. Questa è la democrazia del tifo. Voglio dire, è giusto così, perché è giusto essere tifosi, è giusto contestare. Io da ragazzo, da giovane, ho contestato di tutto e di più, voglio dire, ne ho fatte che non ho fatte, manifestazioni, sfilate, cose di questo genere, verso diverse proprietà, verso diverse gestioni. Partendo da dati che ovviamente non erano quelli di oggi, perché all'epoca erano dati sconcertanti, perché non sapevamo neanche se ci iscrivevamo al campionato di Serie C. Voglio dire, oggi abbiamo una stabilità dal punto di vista economico che sicuramente però non soddisfa appieno quelle che sono poi le aspirazioni di una città. Obiettivamente, voglio dire, non vuole stagnare, ma vuole andare avanti. Quindi, voglio dire, c'è questa antinomia, c'è questo equivoco, voglio dire, di fondo. Poi, voglio dire, io faccio anche fatica a pensare che una proprietà non abbia aspirazioni, perché parliamoci chiaro, al di là delle norme, delle NOIF e di tutte le carte, stracarte, io penso che un imprenditore, che lo dite, Mezzo Roma sono degli imprenditori anche insomma di spessore nazionale, non solo, che interesse dovrebbero avere a non vincere il campionato? Voglio dire, una squadra in Serie A vale 10 volte una squadra in Serie B, di che stiamo parlando? Stamattina Fiorillo, Salerno Pulita, dice che prima del 2020, per effetto del contratto di servizio, non potrà prendere la gestione dello spazzamento del centro storico. Allora le chiedo, assessore, al netto del passaggio del Carmine, come fate ad arrivare fino al 2020, considerando che le vostre sono risorse estremamente carenti, se è una data eritiera e se si è aumentata la Tari per il Carmine quando arriverà al centro storico, che cosa bisogna aspettarsi? Il presidente Fiorillo ha un problema, non è tifoso della Salernitana. Sicuramente. E quindi, voglio dire, questo è un dato di fondo, insomma, che lo fa esternare. Lo fa esternare. Io ho letto alcune considerazioni. Fiorillo sta facendo un buon lavoro, è una persona seria ed è una persona per bene. Alcune cose le programma l'amministrazione, loro sono il nostro braccio operativo e seguono insomma quello che è il nostro percorso. Stiamo facendo un buon percorso. Il Carmine di fatto ormai mi sembra visibile a tutti. È passato a Salerno Pulita, mi pare che stia funzionando, anche le lamentele sono di gran lunga diminuite. Poi i tempi del centro storico li stabiliremo noi con la giunta quanto prima, e ovviamente il nostro braccio operativo si adeguerà a quelle che saranno le nostre scelte. Poi ovviamente il presidente Fiorillo, che è persona anche di grande competenza, ha fatto una serie di considerazioni di carattere tecnico che poi dovranno essere sempre compatibili con quelle che sono le scelte dell'amministrazione. Voglio dire, lui ha espresso un suo pensiero, noi ne terremo conto e poi decideremo che cosa fare. Quindi lui dice 2020, lei rilancia a? Ma io non rilancio, qui non, cioè, ripassa. Qui non gioiamo ai dadi, voglio dire, qua parliamo della pulizia della città
è di una società in house che gestisce il servizio più importante della città, che è quello dell'igiene urbana. E quindi ma non è che facciamo la show raddoppia, la Salerno Pulita deve lavorare, Fiorillo deve fare un buon lavoro, si deve attenere alle scelte dell'amministrazione, noi daremo delle indicazioni che il presidente Fiorillo seguirà con la sua dirigenza, stabiliremo noi tempi, modi e modalità dei vari passaggi. E voglio dire, non ci sono problemi. Noi abbiamo grande stima per il presidente Fiorillo, ripeto, è una persona veramente di spessore che io stimo moltissimo. Ovviamente lui si preoccupa, a volte si preoccupa anche troppo. E poi tra l'altro, voglio dire, per quanto riguarda il centro storico, stiamo facendo anche dei passi da gigante, anche là. Anche se ci sono dei momenti in cui ci dobbiamo mettere d'accordo su una serie di cose, perché è vero che talvolta il servizio di spazzamento lascia a desiderare. Io mi permetto di dire sempre di meno. Girate la città, non mi pare che ci siano delle zone fortemente critiche, ci sono queste problemi delle discariche, ma le discariche però, amici miei, le facciamo noi. Quindi io vorrei che oltre a questo movimento critico della foto alla discarica, partisse il movimento critico della foto al discaricante, perché è ora che si cominci a prendere posizione in maniera seria contro i nostri concittadini che animano questa vergogna, perché per esempio proprio il vostro giornale ha parlato in maniera chiara di un posto, il parcheggio sotto di via Salvatore Calenda, con grande onestà intellettuale, questo onesto lavoratore che vi sta parlando, insieme al sindaco di questa città, è andato innumerevoli volte là, abbiamo pulito in continuazione, e c'è sempre la stessa cosa. Quindi al di là delle telecamere che devono essere messe, e al di là delle siringhe che sono state tolte, c'è un problema di pulizia che riguarda però la bestia di turno che scende dalla macchina, parcheggia, lascia, perché le buste della spazzatura, perdonatemi, sotto il parcheggio di via Salvatore Calenda non le va a mettere l'abitante di Fuorigrotta o di Avellino o di Battipaglia, è uno che abita là, scende dalla macchina e butta la spazzatura, oppure la mattina scende da casa, invece di buttare la spazzatura la lascia là a terra, perché io faccio fatica a pensare che un abitante di Mercatello vada un attimo sotto il parcheggio di via Salvatore Calenda per buttare la busta della spazzatura. Allora, io rianimerei anche le coscienze civiche, locali e localistiche, per dire al vicino di casa: ma che cosa stai combinando? Voglio dire, perché non è possibile intervenire una continuazione e denunciare, ma denunciamo anche questa gentaglia. È arrivato il momento di denunciare questa gentaglia, perché l'amministrazione poi non si può sostituire a un senso civico che talvolta è completamente smarrito e contro il quale non c'è, faccio fatica a verificare momenti di insurrezione anche emotiva. Ora, oltre a insorgere contro la discarica e la grande fotografia che è diventata anche un po', insomma, rituale, cominciamo a insorgere contro il nostro amico che fa la discarica, perché è il nostro amico che fa la discarica, non se ne è più di gente. Io la mattina passo a via Smaldone, a Mercatello, dove c'è un operatore ecologico che non ho il privilegio di conoscere, lo saluto la mattina alle 6 perché lavora seriamente, è una brava persona e lo riconosco anche fisicamente, ma non è possibile questo cristiano, noi metteremo anche le telecamere, deve pulire ogni giorno un inferno lasciato da questi ragazzi che vanno al McDonald's e lasciano l'impossibile là. Però è un uomo con una scopa contro tu, cioè. Contro un popolo di figli nostri. Non è colpa per... Contro un popolo di figli, no? Nel senso che ci fa uno solo. E che possiamo mettere 30 di persone, perché i nostri figli la mattina e la sera, invece di mettere i cosi nei cestini. Un'organizzazione diversa, una cultura diversa, un'educazione diversa a casa. Un'educazione diversa a casa, perché mi devi spiegare perché col cestino vuoto butti la roba alla terra? Ti mangi il panino e devi lasciare la roba a terra. Ma la vogliamo smettere con questa storia dello spazzino in più? Ma che cosa dobbiamo mettere? I carri armati la mattina per andare a pulire le strade? Ma smettiamola con questa storia. Diciamo che ci sono anche i nostri figli talvolta che sono diseducati, i nostri, sto dicendo, compresi i miei probabilmente, perché questi sono i figli della nostra città che lasciano quello schifo là a terra e non va bene. Ora dobbiamo dire anche a casa nostra, cerchiamo di amare di più la nostra città. Si rinnova anche quest'anno il binomio con la Salerno Corre e la Referidan, visto che c'è la terza tappa del campionato italiano arbitri quest'anno.
Sì, anche quest'anno abbiamo il piacere di ospitare a Salerno una tappa della Referee Run, che è un campionato nazionale per arbitri, corsa su strada sui 10 km, sono 5 tappe in tutta Italia, ci siamo aggiudicati per il terzo anno consecutivo una tappa, l'abbiamo portata a Salerno e l'abbiamo abbinata per il secondo anno consecutivo alla Salerno Corre. Vista la perfetta organizzazione dello scorso anno, a maggior ragione abbiamo ripetuto l'esperienza quest'anno. Ecco, quindi un binomio che si rinnova, non è sempre facile visto che comunque l'AIA ogni tanto cambia e varia i percorsi e gli abbinamenti, abbinarsi nuovamente a Salerno per la Referee Run AIA. Sì, non era affatto scontato, però ripeto, la location è ideale, non perché sono di Salerno e Salerno è la nostra città, ma fare una corsa interamente pianeggiante sul lungomare, l'anno scorso è stata una bellissima giornata di sole, d'altra parte ci auguriamo quest'anno anche di avere la partecipazione di arbitri nazionali come è avvenuto lo scorso anno, e loro sono stato il nostro bigliettino da visita per tutte le sezioni d'Italia, le varie regioni che hanno partecipato, e quindi hanno parlato molto bene di questa gara e ci aspettiamo anche per domenica prossima una rappresentanza da tutte le regioni d'Italia. Italia, augurandoci che sia una giornata di sano sport per tutti i ragazzi della nostra associazione e non solo.